fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera, buonasera a tutti ed eccoci ritrovati prontissimi anche a questo nuovo martedì di Ta-da. Martedì è la giornata dove andremo a trattare argomenti per quanto riguarda la tutela dei nostri animali ma anche la tutela del nostro ambiente. In particolar modo oggi andremo a parlare di città più green, quindi tantissimi progetti legati per andare a diminuire anche proprio l'inquinamento ambientale. E poi ci andremo proprio a specializzare sulle culture urbane, ma non solo. Avremo anche dei focus per quanto riguarda le olivi, le viti e tantissimi altri prodotti anche di stagione e anche un pizzico di attualità, come sempre qua a Ta-da. Sono qua a ricordarvi tutti i nostri contatti, potete scriverci alla nostra email di riferimento tadasenzaaccento@rtv38.com oppure al nostro numero WhatsApp 333-80-66116 e durante tutto il corso della serata cucina compresa sarà attivo il QR code, il nostro codice interattivo che basterà attivare la telecamera del vostro cellulare, inquadrarlo e farci tantissime domande e io insieme ai nostri ospiti esperti saremo pronti a rispondervi. Ho detto appunto che il focus dell'argomento e della tematica di oggi sono anche le coltivazioni anche per rendere una città e una Toscana sempre più green e anche sempre più prosperosa. E di questo ne inizierei proprio a parlare con il nostro agronomo Simone Tofani che torna a trovarci come ogni martedì. Come ogni martedì, ciao Lucrezia, ben ritrovata. Un saluto a tutte le telespettatrici, ovviamente a tutti i telespettatori che sono appassionati di agricoltura, giardinaggio, vita in campagna, sono appassionati del verde fuori e in città. Certamente l'autunno è una stagione di raccolti, no? Di raccolti peraltro tipici della nostra regione, come non pensare all'olio. Peraltro ieri ho fatto l'olio, sono stato a Frantoio, olio di grande fresco, olio di grande qualità quest'anno, quindi davvero i consumatori possono stare tranquilli da questo punto di vista. Magari le rese non sono eccezionali per le piogge di queste ultime settimane, ma la qualità... anche un po' per l'andamento climatico. Sì, soprattutto per l'andamento climatico. Che durante il corso della puntata proprio andremo a parlare anche più nello specifico di questo. Ecco. Ma dietro anche la prosperità delle nostre coltivazioni c'è anche un'attenzione minuziosa anche ai lavoratori. Certamente i lavoratori sono, come dire, gli attori principali, no? Gli agricoltori, gli imprenditori agricoli sono davvero gli attori principali di questa attività agricola e d'altra parte devono pensare non solo al presente ma in qualche maniera anche al futuro, perché anche la mia generazione piano piano si sta avvicinando a quel momento topico, no? Che si chiama pensione. La pensione c'è ovviamente non solo per i lavoratori dipendenti ma anche poi per gli imprenditori agricoli, per i liberi professionisti, e quindi davvero dobbiamo pensarci da giovani. Ora noi purtroppo siamo a questo vicino, a questo traguardo che non so nemmeno se è un traguardo al quale aspirare, perché come dire l'età avanza, ma d'altra parte questa è la vita. Senectus, e dobbiamo proprio pensarci da giovani per poi avere un futuro dire, migliore. Posso dire, no? Sì? Senectus ips est morbus, è la verità che la vecchiaia di per sé stessa è una malattia. Me ne rendo conto anche a raccogliere le olive, quindi non siamo più giovani, quindi bisogna pensare. Anche per l'attenzione soprattutto della raccolta delle certamente, olive. Certamente, qui la sicurezza, no? Sul lavoro tante volte ne abbiamo parlato, no? Dobbiamo davvero prestare molta attenzione, e certamente i nostri imprenditori agricoli, d'altra parte qui abbiamo anche la Coldiretti che da tempo, no? Molte volte tratta questi argomenti della sicurezza sul lavoro, è un aspetto determinante, no? Proprio. Ma a proposito di sicurezza sul lavoro, ma soprattutto dell'importanza anche della pensione, la fatidica pensione che molto spesso noi giovani ci chiediamo, arriveremo alla pensione, chi lo sa, ma di questo ne andrei a parlare insieme a Mauro Fuso, funzionario di CISP CGL Toscana. Benvenuto qua a Ta-da.
Buonasera. Grazie, buonasera a voi. Ecco, qua parliamo un po' anche delle pensioni, ma soprattutto della poca capacità di spesa delle famiglie toscane. Quindi in che modo voi andate a creare rete? Ma intanto giovedì 31 facciamo un'iniziativa nell'ambito della mobilitazione nazionale dei pensionati della CGIL, che vuole rivendicare appunto che le pensioni non possono essere un bancomat per chi governa il paese, chiunque esso sia, cioè le pensioni non possono essere quella riserva aurifera per la quale i governi si dotano di risorse per governare un paese, andando sempre a pescare dai soliti. Il titolo della manifestazione è "Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha", parafrasando una celebre frase. Potere d'acquisto logora chi non ce l'ha vuol dire che i pensionati, ma non solo, lavoratori dipendenti, hanno perso in questi anni potere d'acquisto e quindi sono stati logorati anche nella loro qualità di vita. Quindi, a proposito di potere di acquisto, com'è la situazione generale della Toscana? Ma la situazione è questa: i redditi da lavoro dipendente a livello nazionale erano nel 2008 nella media europea, cioè aumentavano come aumentavano in altri paesi al pari del nostro nell'Unione Europea. Nel 2022 siamo sotto la media in Italia e diciamo nel 2023 sul 2021 l'inflazione è stata abbondantemente sopra il 14% e il recupero dei redditi da lavoro dipendente è stato appena sopra l'11%, quindi già da questo si capisce che si è perso sull'inflazione, questa cosa che in automatico avvantaggia alcuni a scapito di altri. I profitti infatti sono aumentati nello stesso periodo di più del 25%, quindi una percentuale abbondantemente doppia di quello che hanno recuperato i redditi da lavoro dipendente. Le e la pensione media per un lavoratore ad oggi a quanto ammonta? In Toscana diciamo poco più del 50%, le pensioni medie sono sotto i 1.500 euro lordi e un altro 18%, quindi assommando circa un 70% si arriva tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi. Sotto questa cifra ci sono il 70% delle pensioni toscane e hanno avuto un recupero dell'inflazione ridotto. La cosiddetta perequazione pensionistica è stata scarsa negli anni passati, quando è ripartita poi è di nuovo è servita a fare cassa per i bilanci dello Stato e i recuperi sono stati abbondantemente inferiori. Noi abbiamo fatto dei conteggi a livello nazionale con quello che il governo ha fatto nel 2023, se si ripercuote oltre al 2024 anche nel 2025, beh, le pensioni fino a 4 volte il minimo, quindi circa 2.000 euro lordi, recuperano il 100%. Le altre, per esempio, appena si va sopra soglia, fino a 2.600 euro lordi, si perde una cifra che somma circa 1.000 euro l'anno per questi anni e in prospettiva, rispetto all'aspettativa di vita, gli uomini perderebbero 9.000 euro in totale, le donne 10.000. Se si sale ancora sopra rispetto all'aspettativa di vita, beh, la perdita secca, se continua questo trend e non c'è un recupero pieno, si perde oltre 30.000 euro per gli uomini e 35.000 euro per le donne. Quindi voglio dire, un bel bancomat. È un bel numero anche. Per quanto riguarda invece l'aspettativa futura dei giovani all'avvicinarsi proprio delle pensioni? L'aspettativa dei giovani purtroppo è altrettanto difficile, perché il lavoro che oggi si acquisisce è un lavoro povero, un lavoro precario, quindi un lavoro cosiddetto flessibile ma estremamente precario, quindi non dà sicurezza ai giovani né in termini di costruirsi un futuro, qualunque esso sia, né in termini di trovare un'occupazione stabile per la propria prospettiva in generale. E questo naturalmente poi di nuovo si ripercuote sulle pensioni, perché i lavoratori attivi di oggi pagano i contributi per i pensionati che attualmente sono in pensione, così come ho fatto io o chi come me si trova in pensione negli anni passati, pagando i contributi previdenziali proprio per mantenere le pensioni di chi a quel momento era in pensione. Un lavoro povero e precario, un lavoro naturalmente di scarsa qualità che dà anche poche prospettive. E quindi vediamo anche questo esodo di massa di tanti giovani che vanno all'estero, dopo che si sono formati in Italia, dopo che in Italia abbiamo speso per formarli, i lavoratori e le lavoratrici di qualità
vanno via dall'Italia cercando prospettive diverse. Anche questo è un costo che paghiamo e lo sentiamo pesantemente. Ed è un calo continuo, quindi, comunque, anche della nostra economia. Qua in studio stavamo prima parlando di coltivazioni, di agricoltura. Com'è la situazione pensionistica? Ma per quanto riguarda l'agricoltura, segue gli andamenti di tutti i settori. Naturalmente è un settore un po' particolare, quindi per quanto riguarda i lavoratori dipendenti hanno dei contratti nazionali un pochino più difficili, hanno molta stagionalità, quindi nella stagionalità c'è poco lavoro durante l'anno, quindi anche poco reddito. Naturalmente con poco lavoro, poco reddito si costruisce un montante per la pensione che non è all'altezza di altre attività. Quindi ripetiamo un po' dove e quando sarà questo evento. Noi a Firenze lo facciamo per la Toscana il 31 ottobre, giovedì prossimo, al Mandela Forum di Firenze, in piazza Berlinguer. Sarà una giornata dedicata, come è avvenuto in altri capoluoghi di regione in Italia, come sta avvenendo fino appunto alla fine del mese, questa mobilitazione a carattere nazionale, proprio per rimarcare che il problema non è soltanto fiorentino, soltanto toscano, ma è un problema, diciamo, che interessa tutti i pensionati e le pensionate del nostro paese. Benissimo, quindi insomma verremo numerosi a questo evento per il nostro anche diritto alla pensione. In bocca al lupo allora, a presto. Grazie, grazie a voi. A proposito di pensioni sull'ambito della coltivazione, adesso abbiamo un servizio per fare chiarezza su questo, ma soprattutto che mette in risalto l'importanza anche di avere una città green, anche perché nel G20 del 2021 è stato proprio parlato di questo argomento, quindi per ridurre l'inquinamento dobbiamo piantare alberi. Scopriamolo e poi lo commentiamo in studio. Le città hanno acquisito una crescente centralità. Già oggi vi si giocano le sfide del futuro. La sostenibilità del nostro stile di vita, la lotta al cambiamento climatico, la ricerca del benessere individuale attraverso lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche ed un tema fondamentale riguarda l'utilizzo dello spazio urbano, pubblico e privato. È infatti cresciuta la consapevolezza su fenomeni come la dispersione e la rigenerazione urbana, il consumo del suolo, la mobilità sostenibile, l'accessibilità, la qualità dell'aria e dei servizi con un elemento di fondo, il verde urbano. Riconoscendo l'urgenza di combattere il degrado del suolo e creare nuove vasche di assorbimento del carbonio, condividiamo l'obiettivo ambizioso di piantare collettivamente 1 miliardo di alberi entro il 2030. Questo è quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice del G20 di Roma del 2021, un impegno che per l'Unione Europea si è tradotto nella Strategia Europea per la Biodiversità al 2030. Particolare importanza viene data al tema delle infrastrutture verdi nelle aree urbane e periurbane, invitando i centri europei di almeno 20.000 abitanti a elaborare piani ambiziosi di inverdimento urbano, perché tanti sono i suoi effetti positivi. Dalla riduzione dell'inquinamento acustico e del rischio idrogeologico, alla riqualificazione estetica, alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico, dato che gli alberi sono eccezionali purificatori d'aria. Gli alberi, oltre a mangiare smog, riducono poi la temperatura dell'ambiente in cui si trovano durante i mesi più caldi. Ma non tutti gli alberi sono ugualmente efficaci in questa azione. Un esemplare maturo di betulla bianca riesce, ad esempio, ad assimilare in un anno un quantitativo doppio di CO2 rispetto, ad esempio, a un castagno d'India, che comunque rientra tra le 20 specie più diffuse in Italia. Ora bisognerebbe domandarsi a che punto siamo in Italia dalle dichiarazioni del G20, perché bisogna fare i conti con gli investimenti nella gestione della pianta rispetto al suo costo di messa a dimora e non andarsene dopo il taglio del nastro. Quindi insomma abbiamo capito, una città più verde come risorsa fondamentale anche per il nostro futuro, e di questo la città di Firenze si sta sempre più impegnando con progetti sempre più green per salvaguardare anche il nostro territorio. E ne parlerei con la vice sindaca proprio del comune di Firenze, Paola Galgani. Benvenuta qua a Tadà. Grazie, buonasera. Buonasera. Quindi Firenze si sta sempre più avvicinando ad essere una città green con tanti progetti. Sì, si diceva prima appunto il servizio che le città con una popolazione superiore a 20.000 abitanti si devono dotare appunto di un piano del verde.
noi lo approveremo nelle prossime settimane. Non partiamo ovviamente da zero, nel senso che abbiamo da poco pubblicato il bilancio arboreo della città di Firenze e insomma negli ultimi 5 anni è aumentato, diciamo, il patrimonio arboreo della città di circa 10.000 esemplari, cercando anche di avere una grande varietà di specie, no? Da una parte una protezione anche delle specie cosiddette autoctone, no? Tipiche del nostro territorio, del nostro paesaggio, ma dall'altra, questo lo troveremo nel piano del verde, invece anche una sfida a individuare quali sono quelle specie che invece sono più resilienti, che non è un termine che mi piace moltissimo, però diciamo che resistono meglio da una parte all'aumento delle temperature, perché mi pare che ormai sia un dato, insomma lo percepiamo di fatto, facilmente, oltre che essere anche misurato ovviamente, e dall'altra appunto che comunque garantiscano, diciamo, una varietà, quella biodiversità di cui comunque abbiamo bisogno, perché insomma lo spiegano meglio di me ovviamente gli agronomi e chi si occupa per il proprio lavoro, insomma, di questi temi. L'elemento della biodiversità è un elemento fondamentale, cioè avere specie diverse, ecco, proprio per essere, diciamo così, mantenere un ambiente più sicuro, non solo per la specie umana, ma in generale per tutte le specie, no? Per gli alberi, per le piante, ma anche per gli animali, per esempio. E che riescano quindi ad adattarsi sempre di più anche a tutte le calamità naturali proprio di questo periodo. Quindi avete attuato anche proprio un progetto di sostituzione di alcune piante, passatemi il termine, più vecchie, e dalla reintroduzione di piante più giovani, resistenti. Sì, anche su questo vorrei essere molto chiara, perché su questo c'è... Ci sono state un po' di grande polemiche. Grande discussione. Allora, da una parte, anche in questo caso, insomma, gli agronomi lo spiegano meglio di me, le piante, essendo viventi, hanno appunto una vita e si possono ammalare, possono avere una vita breve o una vita molto lunga, dipende ovviamente da una serie di condizioni, chiaramente. Quando le sostituiamo, tendenzialmente le sostituiamo con degli esemplari giovani, perché è, diciamo così, più probabile il loro attecchimento e quindi la loro crescita e quindi la garanzia della loro vita, ecco. Siccome spesso sento definire le piante giovani, insomma, avete sostituito con degli alberelli, è vero che ci rendiamo conto che ovviamente non è la stessa cosa, no? Sostituire una pianta adulta o vecchia con una pianta giovane, ma questo è indispensabile se vogliamo investire il più possibile nella crescita e quindi nella vita di questa pianta. Anche proprio a livello... E chiaramente non è possibile, diciamo, fare diversamente. Il rischio è appunto una mortalità molto maggiore di quella che è già, diciamo così, fisiologica, ordinaria, ecco, perché comunque anche le piante hanno una mortalità. La caduta proprio di alberi, la caduta di piante, anche magari da un temporale. No, credo la vice sindaca si riferisca a qualcos'altro, e ha ragione. Cioè, quando si trapiantano piante troppo grandi, il rischio del mancato attecchimento è elevato. Allora bisogna piantare piante più piccole, più giovani. È chiaro che da un punto di vista di impatto visivo, se noi sostituiamo una pianta di 50 anni, di 100 anni, con una pianta di 7-8, l'impatto ovviamente è diverso. Però tecnicamente non possiamo fare altro. E quando la vice sindaca dice che, diciamo, statisticamente le piante più piccole attecchiscono meglio di quelle più vecchie, ha ragione. Quindi non è perché le piante vecchie poi certamente sono soggette a malattie o a intemperanze, chiamiamole così, climatiche, e obbligatoriamente vanno cambiate. E certamente, ma vanno cambiate con piante più adatte ai cambiamenti climatici, ma anche più giovani, non c'è dubbio. E anche la resistenza alle malattie, castagno d'India, no? L'ippocastano, è chiaro che è una pianta che è stata trapiantata tante volte, però c'è un patogeno che si chiama Camerario ridella che fa ammalare le foglie e poi fa deprire la pianta. Bisogna scegliere anche questo. Anche una diversità. Sentiamo anche cosa ne pensa il direttore della Coldiretti, Angelo Corsetti. Ma guardi, io dico che dobbiamo affidarci agli esperti e alla scienza, quindi questo è
è quello che ha fatto anche il comune di Firenze, no, non ci si inventa nulla, bisogna ascoltare. Per fortuna abbiamo università, abbiamo studi, abbiamo capacità di analisi, siamo il paese forse con la maggiore area forestata, insomma, di Europa, che sta crescendo anche nella nostra regione. Non sempre questo è un bene, perché molta parte del bosco spesso è spontaneo, però nelle nostre città sono stati fatti grandi sacrifici, e quindi credo che il Comune di Firenze, a me è capitato, insomma, di partecipare al dibattito delle piante in via Cavour, no? Il dibattito della scorsa estate, se non erro. Il problema non è cosa penso io, il problema è lo studio di una pianta adatta in quell'ambiente, che non diventa particolarmente alta, che cattura comunque la CO2. Oggi, rispetto a quello che avevano come strumento di analisi i nostri genitori, siamo 10.000 volte avanti, ringraziando la scienza e gli studi che sono stati fatti. Quindi è una realtà come il Comune di Firenze, come la città metropolitana, evidentemente si affida ad un sistema del loro servizio che fa questo tipo di studi, che sicuramente non è secondo a nessuno. Poi si può migliorare sicuramente, ci sono delle opportunità progettuali di cui abbiamo anche parlato con la vice sindaca, ci sono grandi aziende che hanno necessità di creare le condizioni di cattura della CO2, no? Deresponsabilizzandosi, e quindi il Comune di Firenze potrà accedere, l'area, la città metropolitana potrà accedere anche a questo tipo di realtà. Però di fronte ad alcune cose ognuno deve fare il suo mestiere, quindi certo. Ci sono gli agronomi, gli specialisti, i forestali, e sicuramente in Toscana non mancano, diciamo. Anche per quanto riguarda non solo la gestione del territorio, ma anche la gestione idrica. Sì. E in qualche modo, in questo caso, Coldiretti, come si muove per quanto riguarda la gestione della risorsa idrica? Allora, noi oggi abbiamo vissuto l'ultimo mese di grande preoccupazione per l'allerta delle piogge. Veniamo, insomma, da un novembre 2023 particolarmente grave, con delle persone che sono venute a mancare. Insomma, abbiamo vissuto momenti drammatici, e in generale in Italia si sta vivendo questo. Però dobbiamo ricordarci che nel 2022, tra il mese di marzo, credo, e il mese di luglio, non abbiamo assistito a nessun evento, no, a nessuna pioggia, quindi eravamo entrati nel pieno incubo della siccità. Da lì partì una richiesta al presidente Gianni di voler iniziare a ragionare su come recuperare moltissimi invasi che ci sono nella nostra regione. Sono stati censiti nel 2018 in oltre 16.000, di cui soltanto poco più di 3.000 sono considerabili grandi invasi, il resto sono invasi di proprietà delle imprese che avevano realizzato tra gli anni 60 e gli anni 70, che per motivi diversi, anche per intervenuta legislazione nella gestione, non sono più utilizzati al meglio. Da qui la richiesta che stiamo portando avanti, da un lato di una semplificazione delle norme attraverso una semplificazione della legge 64 che regolamenta la tenuta degli invasi e la loro regolamentazione, dall'altra in queste ore con la vicepresidente Saccardi stiamo immaginando una capacità di investimento dentro il complemento dello sviluppo rurale, che è il piano attraverso il quale si finanziano le attività in agricoltura, legandolo proprio al recupero di questi invasi e alla creazione di nuovi invasi, che servono da un lato per l'agricoltura, per arrivare poi ad avere il maggior numero di superfici irrigate, che oggi per noi diventa fondamentale, non considerando più l'irrigazione come un'irrigazione di soccorso, ma un'irrigazione indispensabile in alcuni momenti della stagione, ma dall'altra parte anche per farne un uso ai fini della protezione civile. Un conto è spegnere un incendio con l'acqua dolce, un conto è spegnere un incendio all'interno di aree produttive con l'acqua di mare. Quindi su questo stiamo ragionando e credo che tutto il sistema debba fare la sua parte. Per questo noi ci siamo rivolti anche nell'ultima tornata dei rinnovi dei consorzi bonifica, abbiamo cercato un rapporto istituzionale, perché sappiamo che va letto il sistema nella sua complessità. Noi abbiamo il consorzio Lamma della Toscana, che è uno dei grandi fiori all'occhiello della Toscana, che ci dice cosa diventerà il nostro territorio in termini di riscaldamento globale. Abbiamo l'ARPAT, che ieri ha presentato il suo rapporto annuale sullo stato dell'acqua, dell'inquinamento, lo stato ambientale.
Ecco, vanno lette queste cose insieme per capire cosa dobbiamo fare nei prossimi 10-15 anni. Qual è quindi la strategia migliore? E quali sono anche gli investimenti da fare nei prossimi 10-15 anni per arrivare a poter continuare a parlare di agricoltura e di agricoltura produttiva e di quello che è e che rappresenta in termini anche di fornitura di cibo a questa regione, oltre rispetto alla tutela ambientale. A proposito appunto di agricoltura produttiva, oggi faremo anche due focus importanti per quanto riguarda le aziende vinicole e anche dal punto di vista dell'olio. E adesso a proposito anche dell'importanza degli invasi, gli invasi sono molto importanti anche per quanto riguarda la gestione idrica di, proprio della produzione del vino. Di questo ne parlerei insieme al presidente del consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi. Benvenuto qua a Tadà. Grazie, grazie, buongiorno. Quindi innanzitutto questo è il periodo anche un po' della stagione del vino, ma ricollegandosi un pochino anche a Coldiretti, voi utilizzate degli invasi? Beh, nelle nostre aziende, come è appena stato detto, moltissime hanno degli invasi, in alcuni casi più grandi, più piccoli, e diventa assolutamente prioritario poterli anche rimettere a norma, rimetterli in sesto, in funzione, perché ci sono anche degli invasi che sono invasi bellissimi ma magari poco praticabili perché magari è cresciuta la vegetazione all'interno, diventano inaccessibili, e andare a fare delle ristrutturazioni di questi invasi è una cosa da un punto di vista burocratico assurdo, perché o andare a sistemare un lago di Bilancino, andare a sistemare il piccolo lago dell'agricoltore, più o meno le incombenze sono le stesse. Quindi su questo aspetto veramente spero che le organizzazioni professionali riescano a trovare degli accordi con la Regione, ma soprattutto con il Governo, per riuscire a distinguere quelli che sono i piccoli invasi degli agricoltori che servono per portare avanti a compimento quelle che sono le attività agricole, e poi i grandi invasi che invece hanno altre funzioni, come è stato appena detto, da un punto di vista salvaguardia dei boschi, degli incendi e quant'altro. Quindi sono tutte cose che comunque a noi servono tantissimo. Il cambio climatico sta avanzando, vediamo che ci sono queste estati molto calde e poi ora ci ritroviamo con queste piogge. Un autunno che non sa molto di autunno, no, come clima. Ma a proposito di clima, questo clima ha influenzato un po' sulla produzione del vino? Sì, ha influenzato da un punto di vista anche, diciamo così, che gli agricoltori oggi devono essere molto più attenti nella gestione del proprio vigneto. E questo l'abbiamo visto ad esempio nel 2023, dove ci sono stati dei forti attacchi di peronospora. Peronospora, per chi non lo sa, è un fungo che colpisce, soprattutto è drammatico nella prima fase della vegetazione, perché fa sparire, fa seccare completamente il grappolino appena nato. Quindi e l'anno scorso abbiamo avuto, almeno per quanto riguarda il Chianti, una perdita del circa 35-40%. Quest'anno abbiamo messo in atto dei monitoraggi di quelli che sono, attraverso centraline sparse un po' in tutta la zona del Chianti. Il Chianti investe 6 province, quindi cercare di dare tutte le informazioni agli agricoltori necessarie, una, due volte alla settimana, indicando quali sono momenti di pioggia, momenti di diciamo così, di pericolo, e quindi sollecitare le aziende ad intervenire nel proprio vigneto. E quest'anno infatti ancora non sappiamo i dati, ma sicuramente sono migliori di quelli dell'anno scorso. Quindi un vino di qualità e anche di quantità, possiamo dire. Assolutamente sì, quest'anno la qualità è sicuramente molto molto alta, perché comunque è arrivato, è vero, il caldo estivo, ma noi avevamo avuto già una primavera abbastanza e un inverno abbastanza piovoso, quindi le nostre riserve idriche erano, le falde erano insomma a posto, quindi non abbiamo avuto stress come abbiamo avuto invece ad esempio nel 23. E la vendemmia, in qualche modo, con le viti sane, cioè con l'uva sana, a questi punti siamo riusciti a fare un buon prodotto. Quindi Simone, ma solo due riflessioni: uno sull'importanza dell'informazione. Ha detto prima il presidente come sia importante avvertire gli agricoltori, gli imprenditori agricoli, quando ci sono i pericoli di certe malattie. Ricordava la peronospora, no, dell'anno scorso, come davvero sia stata deleteria per il vigneto. E quindi l'informazione, mi viene in mente la mosca dell'olivo, no? L'altra grande patologia
delle nostre due culture principali, no? Vite e olivo. E l'altra l'importanza della raccolta dell'acqua, perché davvero noi stiamo diventando un paese quasi dei tropici, e come è importante raccogliere l'acqua in quei paesi. I tadaisti sanno quante missioni ho fatto in Tanzania e come si è riuscito io insieme ad altri agronomi ovviamente a coltivare la savana grazie agli invasi. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che l'acqua non venga sprecata, anche perché quando vengono queste forti piogge si rischiano che poi queste grandi quantità non solo provochino tanti danni, ma poi vengano disperse. Come abbiamo visto anche i danni appunto a Bolgheri, per quanto riguarda proprio ha distrutto un po' tutto il vigneto, ma non solo, anche proprio in provincia di Livorno, a Pisa, e stanno continuando ad esserci, perché poi l'agricoltura è colei che ne risente più di tutti. Pensiamo alla Val di Cornia, no? Cornia ha esondato e tutti gli ettari coltivati a ortaggi davvero sono stati danneggiati. Toscana uguale vino, ma non solo, è il periodo anche dell'olio. Prima avevi detto che hai già franto le olive, e a proposito di frangiture di olive, adesso parliamo dell'oro verde del Reggello, insieme alla biologa nutrizionista Elisa Cardilicchia, ma soprattutto all'assessora dell'agricoltura e attività produttive del comune di Reggello, Priscilla Del Sala. Benvenute qua ad Ada entrambi. Buonasera. Sì. Quindi siete giunti alla 51esima edizione della rassegna Olio di Reggello. Già lo scorso anno, quindi già la 50esima edizione, è stata molto proficua con tantissime novità, ma a questa 51esima edizione si sommano altre novità. Quindi raccontateci un po' quando avverrà questo evento e in generale come si farà a partecipare e di cosa tratterete. Sì, anche quest'anno Reggello celebrerà il suo prodotto di eccellenza, che è l'olio extravergine di oliva, e lo farà in 3 giorni, dal 1 al 3 novembre, all'insegna della natura, dell'arte e dell'enogastronomia, perché l'olio per noi è il prodotto di eccellenza, è un elemento identitario, ma allo stesso tempo è anche un motore importante per la nostra economia e per il turismo. Tanti saranno gli eventi che verranno realizzati. Il claim che abbiamo voluto dare quest'anno alla rassegna è le radici del passato che nutrono il futuro, proprio a sottolineare il connubio tra la tradizione e l'innovazione. Infatti il programma ricco di eventi farà sì che chi viene a Reggello, chi visiterà Reggello in questi 3 giorni, possa godere di quello che è il nostro patrimonio naturalistico, artistico e storico. Ci saranno visite all'interno dei frantoi, dove si potrà degustare l'olio nuovo, osservare le varie fasi di produzione proprio dell'olio direttamente dal produttore. Ci saranno visite nel territorio, in quelli che sono i luoghi più importanti, le ville storiche, come per esempio la Torre del Castellano, ma anche il Museo Masaccio e la chiesa di San Giovenale, questa piccola chiesa dove è stato trovato l'importante opera, il Trittico. E poi tanto saranno le attività legate ai temi proprio dell'olivicoltura, quindi affronteremo anche con gli olivicoltori e con le associazioni legate al settore, come il Consorzio IGP, Città dell'Olio, Slow Food, quelle che sono le sfide che questo settore deve affrontare, appunto legate per esempio al cambiamento climatico, all'aumento dei costi di produzione, anche a un nuovo modo di fare strategia di comunicazione, perché la sfida è proprio quella di stare sul mercato anche attraverso un marketing che promuova l'olio. Poi, quindi insomma un grandissimo evento che darà molto valore, ma soprattutto molto risalto a tutto il territorio di Reggello. Ma tornando un po' all'argomento clima, il clima nel vostro caso quanto ha influito sulla produttività dell'olio di Reggello? Allora, l'olio di Reggello è famoso per la bassissima acidità e per le caratteristiche organolettiche molto particolari. Queste sono date proprio dall'altitudine a cui si coltivano i nostri olivi e dal terreno, che è che ha un particolare contenuto di quarzo, mentre scarso è la presenza di calcare.
E quindi le nostre piante, che sono soprattutto frantoio, morellino, leccino, ci regalano un olio dai come dire, profumi di erba fresca, di note vegetali come può essere il carciofo, come può essere il cardo, e un sapore molto pungente e deciso che è legato proprio al clima in cui vengono coltivate. Quindi insomma, un olio possiamo dire proprio da leccarsi i baffi, anche perché l'olio lo definirei un elisir anche per la nostra salute. Di questo ne parlerei insieme alla biologa nutrizionista. Quindi quali sono le peculiarità, ma soprattutto le proprietà dell'olio extravergine di oliva? Allora, innanzitutto vorrei dire che per definirlo elisir, questo olio deve essere anche un olio di ottima qualità, proprio come quello di Reggello che oggi sponsorizziamo, e che quindi non è estratto a caso, ma deriva dalla prima spremitura meccanica delle olive. Altrimenti, se la spremitura viene fatta attraverso procedimenti chimici o attraverso procedimenti che ne alterano le proprietà nutrizionali, questo elisir perde di valore. Però è un proprio vero elisir, perché l'olio extravergine di oliva è costituito principalmente da lipidi, e questi lipidi contenuti nell'olio extravergine di oliva sono principalmente acidi grassi insaturi. Il capostipite è l'acido oleico, è di questi che compongono l'olio extravergine di oliva. E questi acidi grassi che cosa fanno? Sono importantissimi per la nostra salute, perché contribuiscono a innalzare i livelli buoni di colesterolo, contribuiscono alla salute cardiovascolare, quindi alla salute del nostro cuore, e a regolare anche la pressione arteriosa, e quindi importantissimi. L'olio non è solo questo, l'olio è anche ricco di molecole antiossidanti, di cui oggi se ne sente tanto parlare, sono famosi gli antiossidanti. E che fanno questi antiossidanti? Sicuramente prevengono l'invecchiamento, ma fondamentalmente gli antiossidanti, se assunti regolarmente nella nostra dieta, ci consentono anche di prevenire, non dico curare, ma sicuramente prevenire patologie sempre in continuo aumento oggigiorno, quali le patologie tumorali. L'olio extravergine di oliva inoltre è ricco anche di vitamine, ne cito qualcuna, certo. Se no si starebbe qui a parlare ore e ore. Ci sarebbe proprio una puntata sull'olio, anche perché l'olio, se lo meriterebbe l'olio, esatto. A livello proprio di proprietà. Però sicuramente la vitamina E, che è importantissima per la salute della nostra pelle, tant'è che l'olio extravergine di oliva non si mangia e non si usa solo in cucina, ma è entrato anche a far parte della cosmesi. Quindi molto in creme, anche in profumi, esatto, ne vediamo sempre più spesso. E poi citerei anche la vitamina K, che è importantissima per la salute delle nostre ossa e che consente addirittura di veicolare meglio il calcio, proprio che per le donne specialmente, da una certa età in poi, ma direi per tutti, è importantissimo. Quindi direi che se l'olio extravergine di oliva è buono e diciamo di ottima qualità, produzione e di qualità, va usato nella dieta. In quale quantità? Allora, diciamo che direi che la nostra vecchia e cara dieta mediterranea in questo ci insegna molto e ci dice che i grassi buoni, e quindi qui ci farei rientrare l'olio extravergine di oliva, non devono mancare nella nostra dieta, non si deve fare a miccino e col cucchiaino come si faceva nelle vecchie diete ipocaloriche, ma devono rappresentare circa un 25-30% degli interi costituenti della dieta. Poi dare una quantità precisa in cucchiai o in millilitri è difficile darla, perché ognuno di noi è diverso e quindi diciamo ognuno poi, a seconda della propria costituzione, delle proprie problematiche di salute, della propria tipologia anche di vita, se uno è sportivo, non è stile sportivo, di vita, quindi la quantità si diversifica. Però in generale, ecco, la quota di grassi buoni nella nostra dieta deve raggiungere
25-30% delle calorie giornaliere. Ma a proposito di utilizzo dell'olio extravergine di oliva proprio di Reggello, qua stiamo vedendo la cucina, perché proprio questa sera dalle 19 andremo a cucinare insieme con questo elisir. E qua vi presento anche lo chef, Nico Partensi. Salve. Eccoti qua, Sadà. Buonasera. Benvenuto. Cosa bolle in pentola? Allora, qua sto preparando un brodo per andare a bagnare il mio risotto, che farò con una crema di barbabietola. Quindi, barbabietola è uno dei protagonisti. Uno. Poi andrò a mettere una fonduta di parmigiano 30 mesi. Ok. E poi una pancetta croccante per dargli un po' di croccantezza e ancora sapidità. E quello è gusto. Ci stiamo un po' guardando e il gusto ci vuole un pochino. Eh sì. E poi con l'olio di Reggello tutto sarà sempre più buono, anche proprio come consiglio per una merenda salutare. Un po' di olio buono di Reggello e una fetta di pane, devo dire un elisir di vita, possiamo dire. Ma a proposito di elisir di vita, anche i nostri animali fanno benissimo alla nostra salute, e oggi la nostra Emily sarà bis, e lo scoprirete insieme a lei, perché dico bis, ovvero due Emily avremo. Vai Emily! Eccomi Lucrezia, buonasera a tutto. Esattamente, oggi sono in compagnia di un'altra Emily, di una bellissima esemplare di 3 anni di barboncino nano, e sono in compagnia di Stefania, l'allevatrice. Buonasera. E che oggi pomeriggio ha accompagnato la sua Emily qui, sì, in studio, per parlare di questa magnifica razza che ormai sta letteralmente spopolando. Con te Stefania vorrei proprio partire su, parlando proprio dei punti di forza di questa razza, che sono molteplici e che, sì, l'hanno resa appunto molto popolare anche negli ultimi tempi. Sì, assolutamente. Intanto c'è una taglia per ciascuna necessità. Esatto. Perché il barbone è presente in 4 taglie. C'è la grande mole, il barbone medio, il barbone nano, come Emily, e il barbone toy o piccola taglia. Inoltre è una razza che ha come caratteristica principale quella di non perdere il pelo. Il pelo del barbone cresce, va tolettato, va curato, ma non ha una perdita eccessiva come quella di tantissime altre razze di cani. Pertanto è adatto ai soggetti allergici. E anche quindi, tuo marito per esempio, sì, ha anche noi abbiamo questa problematica, il barbone, e proprio a causa dell'allergia di mio marito, che ci ha costretto comunque a scegliere per i nostri figli un animale e un cane anallergico tra virgolette. E quindi poi ci siamo appassionati, perché il barbone ha come caratteristiche quelle di essere molto intelligente. È una delle razze più intelligenti, diciamo, in una classifica abbastanza condivisa che riguarda appunto l'intelligenza dei cani. È al secondo posto. È al secondo posto, è al secondo posto. E questo lo posso confermare perché, avendo a che fare ormai da anni con questa razza, sono veramente in grado di comunicare, di entrare nella famiglia e di partecipare alle attività familiari in maniera molto interessata, molto partecipativa, ma comunque in maniera veramente intelligente e comunicativa. E quindi sono molto adatti soprattutto a persone che hanno voglia di continuare comunque attività di viaggio, di spostamenti, insomma, della propria famiglia, vogliono mantenere le proprie abitudini. E questo cane si adatta bene perché comunque si porta bene in giro, non è un cane abbaione, è un cane molto docile. E ecco, questo è il fatto che non è abbaione, sì, è molto importante anche nella convivenza in condominio, quindi ne abbiamo parlato, certo, nei martedì scorsi, appunto, che tanti cani possono dare la problematica, sì, di convivenza, giusto, appunto per questo problema dell'abbaiare frequentemente, mentre il barboncino, diciamo, sì, è una delle razze che abbaia. Sicuramente l'educazione, diciamo, del cane è una cosa importante, come quella dei bambini. Certo. Però come caratteristica principale il barbone è un cane molto tranquillo, è veramente il tipico cane da appartamento, questo lo posso confermare.
però sono comunque anche dei cani molto giocherelloni, molto vivaci. Quindi adatti anche ai bambini. Adatti ai bambini, perché comunque nascono come cani da caccia, quindi comunque sono contenti di stare all'aria aperta, di giocare, interagiscono molto bene. Ecco, diciamo, sottolineiamo questo aspetto molto importante. Sì. Emily, la vediamo, è veramente estremamente graziosa, sembra quasi un peluche, però non sono assolutamente cani da salotto, sono cani molto attivi che hanno bisogno comunque di giocare, di interagire, di movimento, e quindi ovviamente è un cane sia adatto alla famiglia, ma che comunque esige tempo, esige comunque un movimento costante tutti i giorni, quindi passeggiate, e non possiamo assolutamente considerarlo un cane da salotto, tra virgolette, o comunque assolutamente un peluche, perché non è un peluche. Ora noi le abbiamo fatto questo dispetto di metterle dei fiocchettini per diventare più bella per questa presentazione, però in realtà sono cani che non andrebbero comunque trattati come dei peluche, come dei anche i suoi sono molto fortunati, no? Vivono la campagna, sono molto attivi, vivono appunto l'ambiente esterno, stai in un posto che comunque che rende possibile questa attività anche all'esterno. Sì, assolutamente, loro si divertono a seguire le galline, ecco. Perché noi abbiamo quattro galline e si divertono tantissimo, e senza aggredirle, in maniera molto tranquilla, molto scherzosa, però amano l'aria aperta, amano correre, giocare, ne hanno bisogno come tutti gli animali, però per l'appunto non sono dei cani pigri, quindi comunque vanno stimolati all'esterno, e noi sì, essendo in campagna, comunque abituiamo i cani a un'attività esterna all'aperto continua, e questo che lo facciamo anche molto funzionale alla loro salute, perché... assolutamente, questo lo facciamo già anche dalle cucciolate. Le nostre cucciolate non sono ingabbiate, non sono tenute nei recinti, sono delle cucciolate libere di esplorare il giardino, la casa, e da subito, e di restare comunque in contatto con il genitore per poter interagire sino al terzo mese e imparare comunque quelle che sono le attività, diciamo, sociali del cane rispetto al fratello. E questo è fondamentale per poi avere genitori, dei cani equilibrati, quindi assolutamente. Salute psicofisica, quindi entrambe. Sì. Ecco, per questo è anche fondamentale, appunto, come dicevi te, la selezione, la genetica. Assolutamente. E in particolar modo in questa razza, assolutamente evitare i consanguini, quindi prediligere sempre comunque allevatori che rilasciano il pedigree come Stefania. Io, Stefania, ti ringrazio per essere stata qui con noi, grazie, per aver parlato di questa splendida razza che abbiamo conosciuto meglio, e ora rendo la linea alla nostra Lucrezia. Grazie Emily, dopo ovviamente insieme andremo a trattare anche altri argomenti un po' fantasiosi, vero? Insomma, esatto. Ne vedremo un po' delle belle. Esattamente. E poi ovviamente insieme ai nostri ospiti continueremo a parlare anche di cambiamento climatico, di importanza anche di creare città sempre più green. Ma adesso qualche minuto di pubblicità e poi torna. Ta-da!